Allora, io sarò rapidissimo, perché in realtà faccio il moderatore più che altro. Ringrazio per la splendida presentazione, per la splendida ospitalità. La ragione di questo incontro sono abbastanza ovvie. Faber è un'iniziativa che si occupa di mettere in relazione la creatività digitale e il lavoro. Un nesso che può sembrare banale, ma fino ad alcuni anni fa non lo era. Nel binomio creatività e digitale spesso i ragionamenti cadevano sull'aspetto, diciamo, più culturale. Noi abbiamo avuto questa intuizione alcuni anni fa, ritenendo che questo fosse un possibile volano di sviluppo per il territorio e in particolare per la PMI. Abbiamo creato questo progetto che si chiama Faber, che funziona come un concorso. Questo concorso viene vinto dalle persone che sono scelte dalle imprese, che sono ogni anno tra le 30 e le 32 eccellenze nazionali nei nostri intenti. Queste persone vengono 2 giorni a Torino e in questi 2 giorni da un lato gli facciamo conoscere le imprese più direttamente interessate alle loro competenze, dall'altro tentiamo, ogni anno migliorandoci spero, di dargli degli strumenti per orientarsi nel mercato del lavoro. Questo è Faber. Chi volesse partecipare, noi ovviamente ne siamo ben contenti, trova tutte le informazioni su un sito che è www.fabermeeting.it, può scaricare il bando, partecipare al concorso e poi il 13 e 14 giugno prossimo partecipare al meeting, che è a numero chiuso. Quindi ci occupiamo del rapporto tra lavoro e digitale, tema interessantissimo di cui si parla poco, perché insomma, c'è una grande retorica, però poi concretamente nella vita delle persone, come i rapporti di lavoro si strutturano, il rapporto tra lavoro e stile di vita, come si organizza, come materialmente si produce, in quale modo ci si muove tra un'impresa e l'altra, sono tutti territori che sono sondati, ma fino a un certo punto. Per questa ragione abbiamo chiesto a 3 ex vincitori di Faber, quindi persone molto rappresentative, di venirci a raccontare come loro vivono il lavoro nel campo del digitale, nella loro quotidianità, nei loro rapporti. Allora, la prima domanda che farei a tutti e 3 è intanto quella di spiegarci rapidamente che cosa fanno, qual è esattamente il loro lavoro, perché poi il digitale è un campo amplissimo entro il quale stanno veramente tantissimi tipi di attività. Partiamo forse dalle signore e quindi... Ecco, che fortuna! E quindi partiamo dai signori. No, va bene. Intanto buon pomeriggio a tutti. Che cosa facciamo? Allora, chi si occupa di digitale? Nel mio caso io mi occupo di digitale della parte autoriale, quindi non sono una tecnica, non so assolutamente che cosa si debba fare per creare un'app, per questo ci sono ingegneri e persone molto più competenti di me. Quello che faccio quando mi viene richiesto o quando ho un'idea mia che potrebbe sposarsi con delle realtà già esistenti è studiare un progetto applicabile che in qualche modo sia... che rispecchi il prodotto a cui si riferisce e che in qualche modo sia innovativo, perché è vero che oggi parlare, soprattutto in questo momento io mi sto muovendo molto sui prodotti dedicati a bimbi e ragazzi, parlare a loro vuol dire utilizzare quel mezzo lì, perché è il mezzo che utilizzano di più. È quello per loro più facile, anche più intuitivo, molto più della televisione. La televisione li annoia molto. Quindi sempre di più le aziende che si occupano di prodotti, nel mio caso specifico audiovisivi, cercano delle figure che sappiano in qualche modo ribaltare quel prodotto anche su altre piattaforme, che siano esse web, tablet o smartphone. E questo è in linea di massima quello che faccio. Buon pomeriggio, io sono Silvia Carbotti. Dunque, è molto complicato dire chi sono io, nel senso che io arrivo da una formazione molto lontana dalle tecnologie. Di fatto sono laureata in scienze dell'educazione, quindi la vecchia pedagogia.
Però ero un po' un outsider già all'epoca, nel senso che ho studiato una disciplina che si chiama tecnologie dell'istruzione, quindi per intenderci è una disciplina che studia come si sviluppano, si progettano e se uno ne ha le competenze anche come si realizzano le tecnologie per la didattica. E per cui il mio cammino è partito un po' da lì, cioè il mio avvicinamento all'universo del digitale è partito da quello. E piano piano mi sono avvicinata dapprima al discorso proprio del contenuto della progettazione, però poi a un certo punto ho capito che per progettare determinati strumenti, fossero un sito, che fosse un'applicazione, dovevo sapere anche qualcosina in termini tecnici. E così ho iniziato a fare un percorso da web design. Ho studiato in modo del tutto privato, se vogliamo, imparato passando le nottate, perché comunque poi nel quotidiano dovevo anche fare altre cose, e alla fine ho iniziato a fare il web designer a tutti gli effetti, sia diciamo per ambiti differenti dal discorso della didattica e dell'infanzia, ma per dei clienti privati, cioè per delle committenze private. Nel frattempo però ho mantenuto questo discorso della didattica e dell'infanzia e ho iniziato ormai da 2 anni un percorso come responsabile creativa per una società che si occupa di sviluppo di app per l'infanzia, applicazioni per tablet, smartphone, eccetera, eccetera. Per cui ho un po' unito da una parte quello che era il mio background, che era principalmente umanistico, se vogliamo, a una competenza tecnica che a mio avviso occorreva per forza per riuscire a progettare dei prodotti puntuali, specifici, adatti a un determinato target, conoscendo bene quali erano le potenzialità anche in termini di interazione, quindi non solo di contenuto, ma anche proprio il valore aggiunto che può offrire un sito, che può offrire per esempio uno smartphone o un tablet. E quindi ho unito un po' queste due competenze. Ciao, Gabriele Farina, lavoro ormai praticamente costantemente connesso in rete, e mi trovate su tutti i social o come Gabriele Farina o come Solo Parole Sparse. E mi piace dire di essere un blogger perché il mio blog, che appunto è soloparolesparse.com, è un po' la casa dove trovano spazio le altre varie attività, insomma, che si ritrovano poi lì. Mi occupo particolarmente di cinema. Mi occupo di viral marketing sia dal punto di vista di cacciatore di virali, no? come blogger cinematografico, soprattutto per quelli di cinema, sia come creatore, perché capita di inventare campagne virali più o meno grandi. Conduco una trasmissione che naturalmente è su una web radio, una trasmissione radiofonica, sempre legata al cinema, che si chiama La Corazzata Kotionkin. Cos'altro faccio? Leggo la mia biografia perché non mi ricordo più. Vabbè, Video Marta ormai è andata. Social media, sì, mi occupo come sperimentatore di social media, nel senso che il mondo dei social media è in continua evoluzione, quindi non penso ci sia una regola definita che spieghi come utilizzarle, ma bisogna sperimentare, inventarsi insomma nuove idee, vedere come funzionano e variare man mano a seconda della risposta del pubblico, di chi segue, insomma delle aziende, di clienti vari. E il progetto su cui sono più concentrato al momento da un paio di anni è Quotidiano Piemontese, che è un quotidiano locale, online, che ha insomma l'idea di essere libero e indipendente e su cui stiamo lavorando duramente, sta crescendo pian piano e è ancora in fase di lancio, pur essendo avendo già compiuto un anno online, però insomma siamo quasi pronti per un lancio un po' più serio. E come vedete tutta roba che è completamente gestita online, almeno ha comunque la sua facciata online. Voi fate tanti lavori però, cioè tutti voi vivete di un patchwork di lavori, con alcuni lavori principali, no? E alcuni lavori satellitari. Sono tutti lavori legati al digitale, in qualche misura, quindi voi vivete sostanzialmente digitale? Sì. Io ad esempio sono autrice e speaker, ma di una web radio a mia volta, quindi autrice
di web TV? Cioè, in qualche modo il digitale è lì, ci insegue. E questo è vero anche per... Sì, io lavoro nell'ufficio attività editoriali del Teatro Stabile, principalmente come web editor, perché comunque non c'è una grande attività di sviluppo, salvo in casi particolari, l'attività to court di aggiornamento e gestione dei portali, e poi faccio un'attività redazionale di scrittura, ma comunque lavoro principalmente con la rete, sì. Com'è l'ambiente a Torino? Cioè a Torino esiste un ambiente del digitale dove ci si parla per avere informazioni, per scambiarsi lavori, per discutere, oppure il vostro è stato un percorso casuale e personale? Risponde magari Gabriele. Ma secondo me esiste, nel senso che siamo in molti a Torino, c'è una bella rete di persone, di professionisti che si occupano di lavori nei vari ambiti del digitale, e io personalmente sono entrato in contatto senza neanche cercarli, cioè ti incontri online perché stai lavorando su cose che sono vicine, hai bisogno di confrontarti, di cercare degli scambi, e finisce spesso che capita che poi le stesse persone ti accorgi che sono a Torino e allora magari ti incontri e approfondisci magari anche dal vivo per sviluppare ulteriori cose. Sì, c'è una buona rete, forse sicuramente potrebbe essere magari strutturata meglio, funzionare meglio su alcune cose, però di base penso ci sia. Ma la mia sensazione è che sia una rete estremamente informale, ecco, nel sì. senso che è una rete estremamente informale, nel senso che almeno per quanto concerne la mia esperienza non è arrivato tutto subito, anzi inizialmente è stato proprio trovare magari un lavoro davvero nella formula quella to cure, cioè fare il colloquio, rispondere con un curriculum, con una certa preparazione, dopodiché da lì magari semplicemente per una rete di contatti, anche per motivazioni completamente lontane da un discorso lavorativo, si scambiano due chiacchiere e dopo un po' quella chiacchierata ti torna indietro, qualcuno ti contatta e da cosa nasce cosa, insomma. Poi magari si cerca di strutturarsi, cioè si cerca di creare per esempio magari dei siti dove, così come fanno gli artisti, lo fanno anche i grafici, i designer, hanno il loro profilo e cercano insomma di farsi conoscere. Questo può nascere o diciamo dall'alto oppure dal basso, nel senso che magari semplicemente nascono dei collettivi dove tutti mettono semplicemente i loro lavori e in questo modo qualcuno va a vedere, non so, il credito di un sito piuttosto che il credito all'interno di una brochure, scopre che l'ha fatto, che c'è quel link, lì va a vedere e scopre chi è che ha fatto quel lavoro. E solitamente già lo conosci. Diciamo, e solitamente è un tuo amico. E poi l'altra cosa sono, adesso ne abbiamo parlato prima, proprio esempio io e Gabriele l'ho conosciuto al Faber e dopo un po' di anni, nel senso che saranno passati almeno forse un paio d'anni, conoscendo il progetto di Videomatta sono stata io a chiedergli se aveva voglia di darmi una mano su un altro progetto, quindi ci sono tutta una serie di situazioni a Torino, per esempio mi pare a luglio dell'anno scorso c'è stato un incontro di tutti gli sviluppatori di WordPress, che sta diventando una piattaforma potentissima, la usiamo in tantissimi, cioè... Pensa che l'aveva organizzato il mio socio di Videomatta, per dire. Ecco, nemmeno sapevo. Quindi ci sono tante occasioni, bisogna avere due vite, o delle giornate da 48 ore, bisogna pensare di essere in continuo movimento, nel senso che non si può pensare di aspettare che il lavoro ti arrivi. E poi perché credo che quegli spazi che si creano, che sono, ripeto, completamente informali, sono in realtà anche un terreno nel quale poi ci si confronta, uno racconta cosa sta facendo, allora l'altro dice ma io avrei un'idea, io sto sviluppando quest'altra cosa, magari da quelle due idee ne nasce una terza che è tutt'altro. E secondo me è così che arriva ormai il lavoro, difficilmente c'è l'iter classico, quello che ci immaginiamo tutti, insomma. Ecco, però quello che dice Silvia in realtà risponde alla domanda con no,
non c'è un... nel senso, il fatto che esista un sobbollore dal basso non significa che ci sia in realtà un... cioè non è strutturato. Non è strutturato e peraltro forse... forse non è neanche... necessario che sia strutturato più di tanto. In parte. Se si vuole creare un'industria è necessario strutturarlo, perché è vero che la creatività nasce da questo, nasce dall'incontro, nasce dal confronto, nasce indubbiamente da, anche dalla necessità. Molto spesso quando ti tolgono la sedia da sotto il sedere è in quel momento lì che ti devi fare i muscoli, questo è chiaro, ma nel momento in cui ti sei fatto i muscoli devi, in qualche modo li devi usare questi muscoli, quindi no, se si vuole creare un'industria che possa dirsi tale, deve strutturarsi prima o poi quantomeno. Ma questo tu lo dici sulla base del fatto che ti perché paragoni la situazione torinese ad altre situazioni in Italia, visto che tu ti muovi tra diverse città, dici in termini assoluti? No, questa no, è una specificità di Torino? No, in realtà non è una specificità di Torino, okay. Torino forse per qualcosa è addirittura più avanti, cioè c'è più, dal mio punto di vista c'è più creatività genuina, nel senso che è una creatività che ancora va a cercare delle soluzioni non necessariamente per monetizzare, ma perché qualcosa manca e allora noi vogliamo dare una risposta. E questo secondo me è un bellissimo principio. Se però penso alle mie esperienze all'estero, soprattutto all'estero, ecco, c'è questo tipo di spinta, cioè c'è la spinta dal basso del singolo che diventa gruppo, che diventano due, che diventano tre, che diventa gruppo, che diventa team di lavoro, però poi c'è un sistema che ingloba e soprattutto sostiene questo tipo di creatività. Fin tanto che non ci sarà questo tipo di sostegno, che non deve necessariamente essere istituzionale, perché poi si pensa sempre che il sostegno debba arrivare da lì, no, può anche essere assolutamente privato, però una struttura deve andarsi a creare, perché altrimenti c'è una dispersione di energie e di talento. Forse credo che voi però parliate di cose leggermente diverse, cioè, da un lato l'aspetto della creazione creativa e dall'altro l'aspetto dell'organizzazione industriale della medesima, insomma sono due aspetti. E però sono... Certo, sì. Devono convivere, anche, se no. Anche quello che proviamo a fare. Qual è il vostro mercato? Cioè perché poi il paradosso spesso parlo con persone che lavorano in rete e che lavorano con un mezzo che parla tutto il mondo, però poi il mercato di riferimento è molto locale. È vero? Non è vero? Qual è il vostro mercato di riferimento? Diciamo, mi rendo conto che la domanda è sempre astratta, insomma, fin dove siete noti, sia come blogger, sia come interazione, sia come contatti di lavoro? Intanto per quel che mi riguarda è sicuramente esclusivamente in Italia, cioè non esco dai confini nazionali, per una barriera linguistica che non ho mai pensato di superare per una scelta iniziale, però insomma ovviamente cioè, questo limita molto, molto il campo. E la rete però dà la possibilità di secondo me di gestire entrambe le situazioni, cioè ci sono prodotti o situazioni validi a livello nazionale o internazionale e altre che possono essere funzionali a livello locale. Noi stiamo lavorando con Quotidiano Piemontese, nasce ovviamente per il territorio regionale pur utilizzando completamente la rete, è chiaro che punta ad una nicchia più limitata di persone, ma se ne parla da sempre, la rete è fatta di varie nicchie, quindi sono anche quelle territoriali. Ma la mia è un po' diversa come esperienza, ma probabilmente perché facendo altro... Io appunto ho lavorato principalmente con il web e da un po' di anni ormai lavoro su un portale per bambini che ha avuto un momento di fortuna improvvisa, nel senso che ha ricevuto un premio dalle Nazioni Unite nel 2010 e quindi siamo andati a presentare questo lavoro a New York insieme ad altri progetti che rispondevano a quelli che si chiamano i cosiddetti obiettivi di sviluppo del millennio. La nave di Clo, che è questo portale, partecipava nella sezione Education for All e ha vinto il primo premio, per cui abbiamo avuto un momento di
di popolarità, devo dire inaspettato, sembrava un po' qualcosa che cominciava a scapparmi dalle mani. Ragione per cui abbiamo anche cercato in extremis di corsa di fare una versione in inglese, perché il sito all'epoca ha vinto il premio pur essendo completamente in italiano. Vero è che si trattava di risorse per l'infanzia, quindi giochi dove il testo non la faceva certamente da padrone. La nave di Chloe è un portale per bambini tra i 6 e gli 11 anni, quindi il testo era veramente la componente meno importante. Però è stato un momento di grande popolarità e da quel momento hanno cominciato a scriverci anche dall'altra parte del mondo, cioè per intenderci poi cose abbastanza curiose. Una volta mi ha scritto una scuola australiana bilingue che insegnava l'italiano, per cui loro usavano il portale per insegnare l'italiano ai bambini in Australia, quindi ci chiedevano delle risorse ad hoc in base ad alcune attività che stavano facendo. Quindi adesso il sito comincia ad avere un'utenza, un bacino d'utenza che sta crescendo. L'idea sarebbe quella, lo dicevo prima Gabriele, di farlo tradurre anche in spagnolo, perché io vedo che ci sono tanti collegamenti dall'America Latina, quindi potremmo in questo modo allargare il bacino. L'altro discorso invece riguarda le app, e lì si può dire che si parla esclusivamente di scenario internazionale, nel senso che come potete immaginare il mercato delle applicazioni è comunque un mercato molto complicato, c'è tanta concorrenza, il prodotto app per l'infanzia non è che poi sia esattamente come l'Angry Birds o comunque come le killer application o le applicazioni quelle note, insomma. E quindi è chiaro che si cerca di lavorare per allargare il più possibile il bacino, questo facendo delle applicazioni tradotte, se pensiamo alle classiche fiabe, oppure facendo delle applicazioni proprio che vadano ad eliminare il testo e che possano essere considerate come universali. Lì l'esperienza che io sto avendo, sia in termini proprio di comunicazione, nel senso che comunque nel caso di Gecolab c'è un ufficio stampa, è tutto un sistema che comunica anche con... insomma con l'esterno, che molto delle nostre relazioni non riguardano solo testate o comunque contatti italiani, ma riguardano tutta una serie di realtà nel resto del mondo, perché lì il mercato è lì, non è tanto qui, e non avrebbe senso circoscrivere un prodotto esclusivamente sul territorio italiano. Sì, per quanto riguarda me, avendo ancora un'esperienza diversa, perché io non ho un'azienda alle spalle, l'azienda sono io, quindi per me contano moltissimo i momenti di incontro. Molto spesso i momenti di incontro equivalgono ai momenti di formazione, nel senso che magari vado ad approfondire un argomento e in quella sede trovo esattamente la persona come me che sta approfondendo quell'argomento, ma che magari ha delle competenze a cui io non sono mai arrivata, magari anche per disinteresse, per ignoranza, per una serie di per non conoscenza proprio della materia, e che ha a sua volta altre conoscenze. Quindi in realtà il mio modo, diciamo, le mie dinamiche sono intanto assolutamente casuali. E poi è una sorta di passaparola, ci si siede intorno a un tavolo, si prende un caffè, io sto facendo questo, io ho questa idea, ah ma sai che, e da lì nasce in realtà la collaborazione. Poi a volte vanno bene, a volte meno. Però fisicamente dove lavorate? In casa? Avete un vostro ufficio presso le aziende? Cioè qual è il vostro luogo fisico di lavoro? Un co-working, adesso non so. Tralasciando per un attimo il discorso dei nostri, sì, dei nostri lavori... Pagnotta. Ma no, per fortuna nel mio caso io sono molto contenta del lavoro che faccio. Ma no, pagnotta nel senso che sono quelli principali. Tralasciando il lavoro principale che evidentemente avviene in un ufficio, il resto, almeno nel mio caso, avviene in parte in casa e in parte all'interno di uno studio, diciamo un co-working con altre persone che fanno tutt'altro, quindi con architetti piuttosto che persone che si occupano di organizzare eventi e cose di questo tipo, dove hai una tua postazione o addirittura non hai neanche la postazione, hai solo un monitor, arrivi con il tuo computer, lo attacchi col tuo portatile e quindi ti porti sempre dietro questa sacca, tutte le tue cose. Quindi le relazioni con i colleghi, tra virgolette, sono sulla rete o in luoghi altri, appunto.
Le relazioni con i colleghi, secondo me, ormai avvengono tutte tramite Skype, perché poi l'altra dinamica che si va a creare è il fatto che magari hai una persona che è a Torino, poi questa persona si appoggia a uno sviluppatore che è a Milano o uno sviluppatore che è proprio dall'altra parte del mondo, per cui lavori anche di notte per cercare un chat per rispondere ai suoi quesiti, e quindi è in parte, se è possibile, in presenza, magari appunto anche davanti a un caffè. Altre volte sono delle call classiche, Skype o quel che è, tanto avviene tramite Facebook, così come tante relazioni con collaboratori sono nate attraverso Facebook. Nel mio caso, con la nave di Clo, una scrittrice che vive a Padova, che è un'autrice Naudi che scrive per ragazzi, si è proposta di scrivere delle recensioni per il sito. E io non l'ho mai incontrata, cioè la conosco in viso perché esiste. ho visto, la riconoscerei, mettiamola così, non le ho nemmeno mai parlato al telefono. E è un pastore sardo che si spaccia in rete per scrittrici padovane. E quindi alla fine è avvenuto tutto attraverso la rete, senza conoscersi, conoscendosi magari come curriculum, come persone, cioè riconoscendo all'altro una competenza e quindi essere contenti che la persona ti chieda di collaborare, questo sì, ma non avendola mai vista dal vivo, parli in chat, eccetera. E questa è anche la tua esperienza? Sì, addirittura secondo me questa è una delle grosse forze del digitale, della rete, la possibilità di, diciamo, di stando fermi, di raggiungere tutti. Addirittura noi con Quotidiano Piemontese non abbiamo una redazione fisica, ma abbiamo una redazione online, cioè siamo costantemente tutti collegati su un gruppo Skype, quindi da lì ci parliamo per le immediatezze. Ogni tanto facciamo una call con Hangout, così ci vediamo anche in faccia, però ognuno da dove si trova, in pigiama sì, ed è estremamente funzionale. Ecco, questo però è un modo di lavorare non nuovissimo, diciamo, perché è sempre, cioè, sempre stato, però che sicuramente le tecnologie stanno influenzando enormemente, no? La possibilità di lavorare in casa in modo remoto. Su questo però negli anni ci sono stati molti dibattiti, ad esempio. Chiedo scusa, colpa mia. Pensavo fosse un direzionale potentissimo. Ecco, ma al di là degli aspetti positivi, va bene? Grazie. Al di là degli aspetti positivi di questo modo di lavorare, ne cogliete anche degli aspetti negativi, di fatica, oppure no? Ma io ad esempio, a differenza loro, sono partita con tutto il mio mondo digitale, posso fare tutto da ovunque, e ovunque era per il 90% del mio tempo casa. Casa ha smesso di essere casa, è diventata ufficio, e non c'è più uno spazio che secondo me è fondamentale per tutti noi per spegnere il cervello, perché non può, intanto non ti rigeneri, ma non ti rigenera neanche la curiosità, nel senso, a un certo punto bisogna spegnere, fare altro, e quella diventa, questo per quanto mi riguarda, ma penso sia fisiologico, cioè sia umano quantomeno, molto salto, diventa un momento di anche molto creativo, perché non è che cucinando, cioè se io cucino e intanto sto parlando su Skype, e intanto possiamo farle tutte tanto queste cose. Tanto bruci il soffritto. No, guarda, ho fatto cose che voglio mai. No, sto scherzando, ho bruciato tante di quelle cose che ho mangiato bruciate, ho ordinato pizza all'ultimo affamato. No, però è fondamentale, secondo me è fondamentale. Da un mese, insieme ad altri professionisti molto diversi come competenze, abbiamo preso un posto, quindi una sede fisica, e questo non è solo importante per noi per poi tornare a casa e avere uno spazio di libertà mentale, ma secondo me è anche importante perché una cosa che sottovalutiamo è che noi, per quanto non siamo nativi digitali, perché apparteniamo, siamo tutti, credo, non c'è un oltre l'80, giusto? Quindi non, nessuno di noi è nativo digitale, perché il nativo digitale parte dall'83. Da quella leva lì. Siamo
dei migranti, cioè noi ci siamo arrivati, ci siamo anche abbastanza, devo dire, trovati bene, giostrati, e anche tutto sommato abbiamo anche trovato un buon terreno, ci è piaciuto, i nostri clienti no. Secondo me i nostri collaboratori possono tranquillamente, è diverso il caso di Gabriele, il suo è un quotidiano che va online, me lo vedo online e va benissimo. Ma quando hai a che fare con un cliente che sta annusando, inizia ad annusare la possibilità e la potenzialità del digitale, ha ancora bisogno di avere con te un contatto diretto. E io questo fondamentalmente almeno nell'avvio. E devo dire che lo capisco, e forse essendo non una migrante digitale mi ci trovo benissimo. Quello è innegabile, ed entriamo nel discorso del rapporto con l'eventuale cliente che di rete non sa quasi nulla e fargli capire il tutto. Sono anche d'accordo sul fatto che serva uno spazio per staccare, però penso che basti spegnere il computer. E io non ce la faccio, ad esempio, è mia colpa, però sono una tossica evidentemente, ma giuro non ce la faccio. Voi quanto una domanda importante dal mio punto di vista è questo. Voi, come dire, mi piace bloccare questa. Volevo una piccolissima soltanto. Poi lascio le domande al pubblico. Che è molto rilevante dal mio punto di vista. Quanto investite in autoformazione nel vostro lavoro? Tra lavoro e autoformazione e soprattutto chi la paga? È ovvio, ma però facciamoglielo dire. Tu. E andiamo alle domande, la risposta è già nel ok. Domande dal pubblico. No, però una parte te la rispondo, perché l'autoformazione, secondo me, lavorando in rete e soprattutto sui social network, è continua, cioè man mano che vai avanti, come dicevo prima, sperimenti, finisci per imparare cose nuove e insomma andare avanti così, quindi non c'è, almeno per me non c'è sempre un momento, magari sì ci sono dei momenti in cui approfondisco qualcosa, però in linea generale non c'è un momento di divisione tra... E anche sugli asset tecnologici? No, perché anche lì scopri una funzione nuova, allora ti fermi un attimo, vedi come funziona e poi vai avanti. Più o meno così. Domande dal pubblico? Se ci sono, se no andiamo avanti. Ci sono. Io volevo mettere insieme due suggestioni che ho avuto. Una, quando lei dice, alla tua domanda risponde che bisogna strutturarsi, primo polo della mia domanda. Poi tu hai chiesto, ma qual è il vostro target? Local, global? E allora qui mi interessa capire, perché dal punto di vista strettamente di marketing strategico, uno che mette in piedi un qualche cosa che inizia come idea creativa e poi si deve strutturare secondo la tua idea, che io condivido al 100%, si dovrà porre degli obiettivi strutturanti, no? E vi ho compreso quello di indicare il massimo mercato potenziale indirizzabile. Allora qui non ho capito perché si debba restare local. Il discorso della nicchia va benissimo, ma è troppo generico, cioè voglio dire, la nicchia vale anche nell'automotive, quindi è trasversale ai mondi dei business. A me interessava capire le dinamiche di strutturazione, perché secondo me sono importantissime per crescere. Grazie. Io credo che la risposta stia già in parte nella sua... Scusate. Stia già in parte nella sua domanda, perché... Iniziando ha parlato di glocal. Nel momento in cui utilizziamo la parola glocal, noi stiamo pensando a un prodotto che ha una fortissima aderenza come expertise nel locale, ma che parla al globale. Quindi in realtà diciamo che il mercato di riferimento lo fa in parte
quella che è la nostra esperienza personale, cioè fin dove noi possiamo arrivare, ed è quello che in teoria e in modo molto serio dovremmo comunicare ai nostri clienti o potenziali clienti o partner, collaboratori, partner di progetto. Dall'altra parte bisogna saper fare la cioè chi viene da noi spesso non ha le idee molto chiare su quelle che sono le potenzialità in genere del digitale. Dobbiamo essere noi a capire qual è il loro mercato di riferimento. In questo senso siamo anche nostro malgrado, pur non essendo degli esperti di marketing e non facendo nostro malgrado, dobbiamo essere anche pronti ad affrontare questo. Di solito lo facciamo, credo tutti quanti, piuttosto seriamente, informandoci su qual è il mercato di riferimento del nostro cliente, e siamo noi a dire al cliente: guarda che forse ti converrebbe, tu hai la sogno di gloria di essere europeo, però per essere veramente europeo al tuo progetto, alla tua azienda, mancano alcuni punti. Dopodiché il cliente può decidere che se ne frega, e molto spesso purtroppo è così, cioè non tiene in considerazione quella che è la nostra di esperienza, che non ci cioè noi guadagniamo uguale. Per noi dirti facciamo dei passi, incominciamo da questo e tendiamo a quest'altra cosa qua. Tanto se mi vuoi dare 800 euro, mi dai 800 euro, che io ti dica questo o che io ti dica sì 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 tutto quello che vuoi tu. Ma se io ti dico sì 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 tutto quello che vuoi tu, intanto rischio di farti fare un flop terrificante. E lavoro una volta e mai più, non è nel mio interesse, non è nel nostro interesse, credo. Allora, prometto, scusate, se non ci sono altre domande al pubblico. Ci sono altre domande al pubblico? Spero di aver risposto alla sua domanda. Qual è il vostro riconoscimento professionale oggi rispetto ai clienti? Cioè, lavorare nel digitale è semplice oppure c'è un problema di riconoscimento? Forse è il tema che introducevi tu. Cioè, rispondi tu o lui, insomma, che non avete ancora parlato. Ma l'ho fatto per strada questo esempio, ma lo uso sempre. Se noi fossimo dei dottori e dovessimo salvare vite umane, e lo faccio in continuazione questo esempio, se noi fossimo dei dottori e salvare... Facciamo così. Se noi fossimo dei dottori e salvassimo vite umane, e voi non foste dei dottori, nessuno di voi, facciamo finta, nessuno dei nostri committenti si sognerebbe di dirci qual è la terapia per curare un paziente. Ma se io sono un grafico, se sono un web designer, se sono un pubblicitario, adesso vado per categorie, sono un filmmaker, un regista, un autore, eccetera, molto spesso la committenza ti dice: fai il piccolo grafico, come possiamo dire noi, il piccolo grafico, il piccolo web designer, il piccolo comunicatore, eccetera, eccetera, il piccolo scrittore e così via. Allora, c'è evidentemente un problema di riconoscimento di una competenza. Questo è chiaro, cioè tutti pensano di poter fare una locandina, di saperlo fare, di essere efficaci, di essere chiari, tutti pensano di saper fare un sito, non vi dico le battaglie quando si deve spiegare cosa vuol dire razionalizzare un menu di un sito internet, perché c'è gente che vorrebbe mettere tutto in home page, come se fosse la prima pagina di un giornale, esattamente nello stesso modo. Allora, quello che diceva Carlotta è vero, cioè, noi molto spesso dobbiamo dare tutta una serie, al di là di dover fare bene il nostro lavoro nei tempi precisi, puntuali, stare a tutte le richieste e possibilmente essere anche pagati poco, costare poco anzi, spesso poi subentra anche un discorso proprio di professionalità, cioè io ho difficoltà a mettere online qualcosa che non mi piace, perché poi ho difficoltà a mettere il mio credito su un lavoro che non rispecchia più il mio modo di essere, cioè non intanto il mio modo di essere, ma come io avrei fatto a regola d'arte quel lavoro, perché quel lavoro non è più espressione di un senso che io do al sito internet rispetto a quelle che sono le necessità della committenza, ma è espressione di una costante, continua negoziazione con chi mi ha chiamato per fare un lavoro e poi mi dice come devo fare quel lavoro. Però ripeto, se io fossi un chirurgo, quella stessa persona non si sognerebbe mai di dirmi come devo operare. Quindi evidentemente è vero che non salviamo le vite umane, ma è anche vero che abbiamo speso del tempo a leggere, studiare, documentarci, capire, ragionare, e quindi avrebbe senso utilizzare quella competenza a loro favore, cosa che molto spesso non succede.
Sì, il problema c'è ovviamente ed è ricorrente, nel senso, per quello che mi riguarda, nel senso che c'è stato quando abbiamo iniziato a dire alle aziende che potevano avere dei blog invece che dei siti fissi, che erano funzionali, e però c'era il problema che la gente poteva commentare su questi blog, e quindi facciamo il blog, però magari non permettiamo di commentare che mi dicono cose brutte. Poi quella situazione è stata capita e non superata, perché poi sono arrivati i social network e la cosa è diventata immediata, e quindi gestire il social network poi è diventato un nuovo problema, perché sul blog bene, dimmi esattamente qual è il progetto che vuoi fare, cosa vuoi scrivere, io ti dico questo va bene, questo no. Sul social network la cosa va a volte inventata, se non in un'ora addirittura in 5 minuti, avere l'autorizzazione, passare, fare tutta la trafila per avere l'autorizzazione per pubblicare qualcosa o per rispondere qualcosa, capita che quell'attimo è già passato e quindi quell'aggiornamento è ormai inutile, no? Però mi rendo conto che anche da parte della società e dell'azienda non sia facile né affidarsi a una persona che può essere esterna o interna, però comunque non è il capo, e affidarsi completamente né comprendere, insomma, delle dinamiche che hanno cambiato decisamente il modo di relazionarsi col cliente finale dell'azienda. Va bene, io chiuderei qui, ringrazierei tutti quelli che hanno parlato, chi ci ha ospitato, tutti quanti, e ricorderei che c'è un concorso in atto che si chiama Faber, si può scaricare il bando all'indirizzo www.fabermeeting.it, e chi vincerà questo concorso verrà 2 giorni a Torino, il 13-14 giugno prossimo, dove tra l'altro io credo che continueremo, seppure in altre forme, sotto forma di workshop o quant'altro, anche a parlare di questi temi.